Noi abbiamo fatto una battaglia a livello nazionale per condizionare il 40% della spesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nelle aree meridionali. E questo richiede il massimo di responsabilità delle classi dirigenti nel predisporre un intervento forte di programmazione, di pianificazione progettuale che consenta la utilizzazione piena, vera di queste risorse, condizione necessaria per collegare il Sud al resto del Paese. Non possiamo perdere questa straordinaria opportunità che finalmente l'Europa mette a disposizione degli Stati membri e dell'Italia in modo particolare. Un'Europa che si presenta con il vero volto della solidarietà, che impegna risorse notevoli per sostenere la crescita, la ricostruzione, la ripartenza, e questo richiede un sussulto di responsabilità soprattutto delle classi dirigenti meridionali. È la ragione per la quale stiamo chiedendo un patto, un grande accordo nazionale tra istituzioni, sindacato, sistema delle imprese, ma anche e soprattutto a livello regionale. La CISL siciliana è protagonista da settimane, da mesi, nel sostenere la necessità di una ripartenza che abbia il profilo della progettualità e che affronti le grandi priorità storiche di questa terra.